Raggiungimi, guardate che cornice qui a Civitanova Marche. Loro sono le 26 finaliste regionali. Questa sera, ricordiamo, si stanno contendendo la corona di Miss Marche 2023. Andiamo subito a conoscerle. Andiamo un pochino alla... elegante, adesso ritorno alle nostre Miss con il body istituzionale di Miss Italia, ognuna riprende il proprio posto qui in questo posto magico, parco sul mare. Immagino anche il pubblico capire che cosa c'è oltre la bellezza. Adesso parleranno, conosceremo le loro voci, sono emozionate anche dietro le quinte. Mi raccomando, non facci parlare tantissimo, no, 30 secondi ognuna e poi le concediamo e vi scatta il voto da parte dei nostri giurati. Intanto ci tengo a fare un applauso
un nuovo applauso al primo cittadino, al sindaco di Civitanova Marche, all'intera amministrazione per questa meravigliosa serata, e come sempre grazie per l'invito. Intanto è partito un fuoco e ci sta, la coreografia fa sempre scena in ogni situazione. Allora, avete visto, mi è già arrivato il microfono, adesso mi guardano. Allora, andiamo un po', ecco qua, le prime 13 candidate sono qui. Vogliamo vedere anche allora. Partiamo da lì, quindi quello di questo circuito era al centro. Eravamo così. Ecco, quindi l'anno scorso, ricordo, vince Miss Marche 2022 Glenari Cavalcante e la nostra Giada, seconda classificata. Poi alle prefinali nazionali, appunto, uguale, seconda classificata, quindi Lelani ha avuto l'accesso alla finale nazionale e Giada, arrivando seconda, ha ottenuto di diritto da regolamento la fascia di Miss prefinalista, appunto, per Miss Italia 2023. Allora Giada, dici un po' questo anno come è andato? Molto bene, devo dire che dietro c'è molto meno tensione dell'anno scorso. Sono sciolte le nostre concorrenti, sì. Hanno creato un bellissimo clima, una bellissima